Buonasera, benvenuti allo spazio settimanale di comunicazione proposto da Confindustria Chieti Pescara Rete 8. Come ogni lunedì, sotto i riflettori tematiche di attualità di interesse collettivo. Mai come nella puntata di oggi, in cui ci occuperemo di un tema che affligge veramente tutti. Parleremo di shock energetico e degli scenari futuri, proprio in virtù del rincaro del costo dell'energia e dei problemi legati alla transizione energetica ed ecologica, ma non solo, le tematiche che riguardano anche la politica industriale, la sicurezza, la sovranità energetica del nostro paese. Di tutto questo parleremo con tre ospiti, come è di consueto nel nostro format, e parto presentando l'ospite in collegamento. Abbiamo il professore Angelo Mario Taraborrelli, che è docente di politiche energetiche e ambientali della Università Luis Guido Carli. Buonasera. Buonasera a voi. In studio tornano a trovarci due ospiti che già conoscete. Abbiamo Cristiano D'Ortensio, che è vicepresidente della sezione energia di Confindustria Chieti Pescara, nonché vicepresidente dei giovani imprenditori. Buonasera. Buonasera. E abbiamo ancora Nicola Fabrizio, che è AD di Metamer. Buonasera. Questi sono i nostri ospiti e con loro entriamo nel merito della trasmissione di oggi, che si profila veramente molto interessante e pertinente. Passerei immediatamente la parola al professor Taraborrelli in collegamento per chiarire i contorni della struttura della domanda e dell'offerta di energia e perché soprattutto si parla in questo momento di shock energetico. Prego, professore. Grazie. La domanda di energia in generale, mettiamo da parte per un attimo il problema del gas, evolve in parallelo con l'andamento dell'economia. Se l'economia cresce, cresce anche la domanda di energia. Se mi manda la slide della numero 1, si vede molto nettamente anche dal punto di vista storico. Eccola. Si vede che dopo la crisi dello shock petrolifero, un altro shock energetico all'inizio degli anni 70, fino ad allora l'energia e l'economia si muovevano per così dire con lo stesso passo. Da allora, con l'aumento dei prezzi, abbiamo imparato ad essere più efficienti, per cui la domanda di energia è aumentata di 3 volte, ma l'economia, quindi il prodotto interno lordo a livello mondiale, è aumentato di quasi 7 volte. Mentre le emissioni sono aumentate di circa 4 volte, perché dal 2000 in poi la Cina ha cominciato a produrre e consumare carbone fino ad arrivare a, diciamo, a contare per la metà del carbone prodotto e consumato a livello mondiale. Ecco, in questo contesto il gas ha seguito questa tendenza. Noi nel 2001 abbiamo avuto una situazione molto particolare, perché nel nord Europa soprattutto, ma anche in Cina, c'è stato, diciamo, un momento di debolezza nel mercato. In questo senso, i paesi del nord Europa hanno dovuto subire la mancanza di energia elettrica da eolico. Nel nord Europa non c'è stato vento, per cui sia la Germania che soprattutto l'Inghilterra, se mi manda la slide numero 3 si vede molto nettamente, si sono trovati con stoccaggi estremamente bassi. E questo ha creato una corsa al gas. Ecco, si vede nettamente la Germania, UK, con scorte molto più basse degli altri paesi. E questo ha creato una corsa all'approvvigionamento che ovviamente si è riflessa nei prezzi. A questo si aggiunga anche che la Cina si è trovata a corto di gas, perché dopo l'anno della pandemia c'è stata una fortissima ripresa della domanda, e si raccontava all'epoca che 30 milioni di cinesi erano rimasti senza energia elettrica proprio a causa della mancanza di gas. Questo ha avuto un impatto sui prezzi. Se mi manda la 2 si vede molto nettamente. I prezzi del gas sono aumentati già nell'autunno, da 15, che erano alla fine del 2020, a 126 euro per megawattora. Questi sono i prezzi dell'ormai famoso TTF olandese. Certamente la guerra ha aggiunto qualcosa, le tensioni legate alla guerra si sono riflesse anche sul prezzo del gas.
Il prezzo ieri era di 156 megawattore, però il primo forte aumento noi lo abbiamo avuto proprio per una situazione obiettiva del mercato. A questo si aggiunga anche, e poi chiudo, se mi manda la 4 è molto chiaro, le grandi compagnie petrolifere. Questo è un campione di 8 grandi compagnie rilevato dalla Reuters, quindi anche una fonte molto, molto autorevole, hanno ridotto gli investimenti in una situazione di assoluta incertezza per quanto riguarda lo scenario futuro. Cioè il petrolio e il gas, in base alle politiche energetiche e ambientali dei grandi consumatori di energia, la Cina un po' meno devo dire, puntano a una forte riduzione dei consumi di fonti fossili, carbone, petrolio e gas. Queste compagnie hanno fatto quello che si fa in queste situazioni, di fronte ad uno scenario assolutamente incerto hanno ridotto gli investimenti. La riduzione degli investimenti, come l'aumento degli investimenti, si riflettono sull'offerta nell'arco di 4-5 anni e qui lo vediamo nettamente. Quindi abbiamo avuto un'offerta rigida a fronte di una domanda in forte ripresa e questo si è riflesso ovviamente sui prezzi. Più recentemente, se mi manda la 5 abbiamo finito, si è innestata la guerra. La Russia, sia per questioni legate alle tensioni, sia per esercitare pressioni su alcuni paesi europei, in particolare la Germania e l'Italia, ma soprattutto la Germania, ha ridotto drasticamente, praticamente a zero, le esportazioni di gas verso l'Europa. Qui si vede che il punteggiato scuro è il massimo storico nelle varie settimane dell'anno. Il tratteggiato più chiaro è il minimo, il viola chiaro è il mediano e questa è la situazione da quando è scoppiata la guerra. La Germania a settembre non ha ricevuto un metro cubo di gas dalla Russia e questo ovviamente ha avuto un effetto sui prezzi che però oggi sono in fase, diciamo, riflessiva, per così dire, in fase calante. Cioè, aggiungo soltanto che il TTF, che si usa come riferimento, è un mercato molto particolare, è un mercato cosiddetto spot e come tutti i mercati spot amplifica le tendenze sia all'aumento che al ribasso dei prezzi. Andrebbe considerato per quello che è, anche perché i quantitativi che vengono movimentati su questo mercato sono molto modesti e quindi non ha molto senso prendere a riferimento il TTF per stabilire le effettive condizioni del mercato. Il TTF va considerato per quello che è e credo che a Bruxelles, ma anche in Italia, già si stia lavorando su questo proprio per ridimensionare il ruolo di questo TTF. Grazie professore, è molto molto chiara la sua disamina. E, detto questo, passo la parola al vicepresidente D'Ortenzio perché è portavoce di una istanza molto importante che ancora prima che si verificasse questa situazione già portava avanti la sua sezione ma anche i giovani imprenditori di Confindustria. Quindi presidente D'Ortenzio, il discorso del passaggio alle rinnovabili e la transizione energetica in questo quadro voi lo ritenete una priorità, ma come ho detto prima, non da adesso, già da prima. Certamente, diciamo che in una politica energetica si lavora su due fronti, l'approvvigionamento e quindi vediamo l'acquisto delle materie prime energetiche che hanno delle oscillazioni più o meno importanti e più o meno impattanti sui bilanci delle aziende e poi sulla riduzione, sull'efficientamento dei processi produttivi, la riduzione dei consumi. È chiaro che politiche di lungo respiro che permettano a cittadini e imprese di efficientare ci permettono di metterci al sicuro da queste oscillazioni così importanti. Quello che chiediamo, che abbiamo sempre chiesto sia ai governi nazionali che ai governi regionali, di stabilizzare questa serie di incentivi e politiche incentivanti. Oggi quella più famosa è il 110, ma ha un respiro molto corto. Abbiamo appena passato lo step del 30 settembre che ha precluso il ricorso per le case singole, adesso ci accingiamo ad andare verso l'ulteriore step per il 2023 per i condomini. È chiaro, sono politiche che non permettono a tutti di accedervi, non permettono la stabilizzazione degli investimenti e soprattutto non permettono la stabilizzazione anche di industrie di quell'ambito. Con interventi così rapidi rischiamo sempre di andare ad approvvigionarci dall'estero, delle materie prime e dei servizi e non stabilizziamo il nostro mercato.
Quindi quanto mai è necessaria sì una virata verso l'efficientamento, ma di lungo respiro? Grazie Vicepresidente. Io agganciandomi a questa considerazione passo la parola a Fabrizio per sentire dalla sua voce, visto che rappresenta un'azienda operante nel settore della fornitura del mercato energetico di gas e luce, da lei vorrei sapere come vivete questa situazione? Che cosa si sta configurando sotto i vostri occhi? Qual è la vostra testimonianza? Grazie. Ormai è evidente che stiamo vivendo una fase inedita del mercato dell'energia nella sua complessità e i meccanismi ai quali eravamo abituati fino ad oggi si sono molto complicati o non esistono più. Va detto però che la situazione attuale che ci ha portato ai prezzi attuali non sono riconducibili solo all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Quindi volevo cercare di fare un po' ricondurre a tre fasi principali come siamo arrivati ad oggi. La prima fase, che va nell'intervallo di tempo tra giugno del 2021 e ottobre del 2021, dove cominciamo a registrare un progressivo aumento dei prezzi, ma per lo più riconducibile alla fase di ripresa economica da una parte e il superamento della fase più acuta della pandemia da Covid dall'altra. E, oltre a questo, nello stesso periodo c'era una tensione di approvvigionamento di alcuni quantitativi nel nord Europa, quindi arrivava meno gas via GNL, che ha acceso una forte contrapposizione in termini di competizione e di approvvigionamento tra il mercato europeo e quello asiatico, facendo aumentare i prezzi. C'è una seconda fase che va da ottobre del 21 a dicembre del 21, dove si registra un'ulteriore impennata dei prezzi, ma in questo caso, in questa finestra temporale, c'è una poca correlazione rispetto ai fondamentali, in modo particolare al fatto della disponibilità dei gas, cioè il gas c'era, quindi non era ancora un tema l'indisponibilità, ma registriamo una fiammata. La terza fase è quella che a inizio, il 24 febbraio, quindi con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, che apre uno scenario del tutto nuovo, anche se vogliamo inaspettato. E quindi ancora una volta, nella fase iniziale della guerra, il tema dell'indisponibilità del gas non era un tema, ma si è creata una situazione di forte dipendenza del mercato e quindi della borsa dalle notizie di guerra. Tant'è vero che molti analisti parlano di warification del gas, ovvero dell'utilizzo delle forniture energetiche come strumento di guerra. In tutta questa finestra temporale che abbiamo appena descritto va sicuramente citato lo sforzo fatto dal governo italiano che ha messo sul tavolo circa 62 miliardi di euro per contenere gli aumenti. Questi 62 miliardi sono andati nella direzione di ampliare la platea dei beneficiari del bonus sociale, quindi per le famiglie meno abbienti, mentre per quanto riguarda le imprese, l'azzeramento degli oneri di sistema per il mercato elettrico prima e per il gas dopo, la riduzione nel mercato del gas dell'IVA dall'aliquota 22% al 5% e un sistema di crediti d'imposta per le attività produttive. Ma infine, quindi, e sono queste delle misure tuttora in corso di validità, ma per dare proprio la misura di quanto sono aumentati i prezzi di gas e luce facciamo riferimento proprio a questi 62 miliardi, questi 62 miliardi che rappresentano all'incirca un paio di manovre finanziarie, quindi non pochi soldi, hanno solo in parte tenuti bassi i prezzi, tant'è vero che sono rimasti ben lontani dalle medie dei prezzi ai quali eravamo abituati fino all'estate precedente. Bene, questo è un quadro chiaro, molto molto esaustivo. E abbiamo ascoltato più volte il discorso relativo al conflitto bellico in corso e mi vorrei agganciare a questo per porre una domanda al professor Tara Borrelli in collegamento, docente della Luis Guido Carli, e vorrei chiederle, professore, in una ottica così sicuramente composita e difficile da decodificare per tanti versi, quale dovrebbe essere la politica energetica
che l'Italia dovrebbe adoperare. Prego. Ma è un problema che va affrontato da diversi punti, non c'è una soluzione, le soluzioni sono molteplici e vanno perseguite tutte contemporaneamente e con grande energia. Allora, innanzitutto bisogna arrivare, e credo che sia a Roma che a Bruxelles il problema sia già all'attenzione, all'esame, e presto troverà una soluzione. Ma mi riferisco allo sganciamento del prezzo del kilowattora da fonti rinnovabili dal prezzo del kilowattora da gas naturale. Del gas naturale abbiamo parlato, il prezzo dell'energia elettrica è aumentato a seguito dell'aumento del prezzo del gas che viene utilizzato per la generazione elettrica. Quindi porre un tetto anche al ormai famoso TTF, per modo da limarne le punte eccessive, e direi anche, con buona pace dei nostri ambientalisti, il massiccio ricorso alla generazione elettrica da carbone, perché il gas sicuramente mancherà, sarà in short supply, cioè un'offerta molto limitata, e quindi bisognerà provvedere per sopperire alla mancanza. In secondo luogo, l'attenzione ai consumi. Mi pare che anche in questo caso il nostro governo si è mosso nella direzione giusta, predisponendo un piano che, se verrà attentamente gestito con il massimo rispetto delle prescrizioni da parte dei cittadini, ci darà sicuramente dei risultati positivi e tenderà ad alleggerire il peso di questa situazione. Inoltre, è necessario, come ricordava anche Fabrizio, un intervento sul caro bollette. Purtroppo noi siamo in una fase in cui il nuovo governo non è ancora costituito, quindi siamo in una sorta di limbo. L'unica proposta che ha i crismi della operatività, cioè che è già stato oggetto di analisi, è quella che è stata presentata dal senatore Calenda, che ha già individuato le soluzioni sulle quali ovviamente si dovrà discutere, ma è sicuramente, mi sembra, un punto di riferimento sul quale lavorare. E da ultimo, in previsione anche del prossimo inverno, e qui l'amministratore delegato dell'ENI mi pare che sia stato di una chiarezza che non lascia spazio a dubbi e incertezze, è necessario ed urgente acquisire la disponibilità è acquisita, ma mettere in funzione la famosa nave rigassificatore. Faccio presente che noi abbiamo acquisito la disponibilità di questa nave congiuntamente all'Olanda, nello stesso tempo in cui l'Olanda acquisiva la disponibilità del suo rigassificatore. Il rigassificatore dell'Olanda è in funzione da 20 giorni, da noi purtroppo siamo ancora in una fase in cui si discute della compatibilità del colore della nave con il paesaggio circostante, per non citare la posizione del sindaco di Piombino. Ritengo che questo sia un problema che va gestito sul piano della sicurezza nazionale, e quindi come tale va affrontato e gestito. Non vedo possibili alternative, altrimenti forse non tanto quest'anno, che comunque sarà un anno difficile, non sarà una passeggiata, diciamolo francamente, ma l'anno prossimo potremmo avere problemi molto molto seri. Professore, relativamente a quello che lei diceva prima sul rigassificatore di Piombino, non crede che ci siano anche in ballo alcune situazioni legate ad una errata comunicazione di quello che sta accadendo? Qual è il suo punto di vista? Non credo che sia un problema di errata comunicazione. Il mondo è pieno di impianti di GL, anche a Barcellona ce n'è uno che è a ridosso del porto. In Italia ne abbiamo tre. Uno è a Panigaglia, a ridosso di La Spezia, ma non è una nave, è un impianto a terra. Poi ci sono due impianti galleggianti che non sono navi, che sono uno al largo di Rovigo e un altro al lago di Livorno, a Rosignano. Sono impianti che sono costruiti e gestiti con un'attenzione ossessiva alla sicurezza. Io faccio una domanda molto semplice: quanti incidenti a terminali di rigassificazione sono stati registrati fino ad oggi? Credo nessuno. Quindi sono timori che non hanno alcun fondamento. Purtroppo in Italia il famoso partito NIMBY, che sarebbe il partito del Not in My Backyard, cioè non nel mio cortile, è largamente dominante.
Tutti pensano che qualcosa che è essenziale per il Paese però vada fatto nel cortile di qualcun altro. E questo ha, diciamo, ha creato grossi problemi anche allo sviluppo delle fonti rinnovabili di cui parlava Ortensio. Cioè, fino al commissariamento dei progetti deciso dal governo Draghi, i tempi di approvazione di un progetto di fonti rinnovabili in Italia, per tutta una serie di problemi legati alle regioni, alle sovrintendenze, il tempo di approvazione era di 5-6 anni. In 5-6 anni in questo settore si è persa una vita, non un breve periodo di tempo. Infatti poi ci ritroviamo nella situazione in cui siamo oggi. Si vede nettamente che dal 2014-15 la crescita delle rinnovabili in Italia è stata molto modesta, diversamente da quanto invece è avvenuto tra il 2006 e il 2013, quando grazie ad un sistema di incentivi molto robusto il settore delle rinnovabili ha registrato una crescita molto molto forte. Grazie professore, mi dà modo di passare la parola al vicepresidente D'Ortensio, appunto a proposito di rinnovabili, e si diceva prima nell'intervento del professore che abbiamo in questa fase ancora un governo che si deve costituire, e quindi quali sono le vostre richieste, più che altro secondo voi che cosa dovrebbe essere in questo senso un must, che cosa vi aspettate? Ci aspettiamo sicuramente uno slancio di lungo periodo, come dicevo prima, perché abbiamo bisogno di programmare e dare modo alle aziende di investire. L'investimento parte dall'individuazione dell'esigenza, al reperimento di risorse finanziarie, alla messa in campo delle operazioni. Quindi uno scenario almeno di 5-6 anni davanti a noi. Cosa importantissima, come diceva anche il professore, bisogna un attimo rivedere la struttura legislativa delle regioni, perché in Italia con la riforma del titolo V della Costituzione le regioni sono in legislazione concorrente, se non esclusiva, per quanto riguarda la normativa energetica. E quindi abbiamo 20 regioni, 20 legislazioni differenti in campo energetico, e quindi abbiamo 20 procedimenti autorizzativi differenti. Andando a depotenziare appunto l'aspetto regionale autorizzativo, riusciamo ad avere un'Italia omogenea per quanto riguarda lo sviluppo delle rinnovabili, e quindi anche una maggiore attrattività di queste fonti energetiche sia al paese Italia che agli investitori che possono incominciare a tornare in Italia. Vogliamo chiarire perché, contrariamente a quanto si possa pensare, le rinnovabili non sono in toto la salvezza da questo punto di vista? No, assolutamente. Le rinnovabili sono uno degli aspetti dell'efficientamento. Le rinnovabili sono la possibilità di autoprodursi energia in un determinato periodo di tempo o di orario. Dopodiché chiaramente bisogna lavorare sull'efficientamento, quindi sul far disperdere di meno le strutture intervenire nei cicli produttivi laddove è possibile recuperare energia dai cascami di produzione. Sono tutti interventi che, coordinati e messi a sistema, riescono a far spendere di meno al sistema Italia. Poi una cosa importante da ricordare è che sia i sistemi di incentivazione, che sia i sistemi di rimborso, che dicevamo prima, delle varie manovre che vanno a rimborsare la bolletta energetica, sono determinanti e importanti, ma vanno coordinati nell'ambito europeo, perché il prezzo dell'energia purtroppo è un prezzo di fattore di produzione e va ad incidere in maniera importante sulla concorrenza. È importante che, visto che lavoriamo in un mercato europeo, che tutta l'Europa coordini questo sistema, altrimenti avremo dei prezzi differenti di materia prima della stessa azienda localizzata in Italia e in Portogallo piuttosto che in Germania. Quindi avremo degli interventi che vanno a modificare il mercato in maniera scoordinata e creano delle posizioni di vantaggio in base a dove l'azienda si posiziona. A quel punto non avremo più un mercato unico europeo, abbiamo più mercati e con aziende di bandierine differenti che si muovono in maniera differente, hanno dei vantaggi o meno. La nostra azienda italiana, per assurdo, potrebbe avere delle difficoltà a competere con un'azienda di uno paese stato membro laddove il governo la incentiva meglio. Certo, è chiara questa considerazione, che mi permette di passare la parola a Fabrizio per capire dal suo punto di vista come oggi si tutelano le aziende, ma anche in funzione di quelle considerazioni che faceva prima il vicepresidente D'Ortensio, in un quadro europeo e in funzione anche di quelle che sono le nostre esigenze, il quadro nazionale. Prego a lei. Grazie. Innanzitutto, più che chiederci cosa potrebbero fare oggi le aziende,
forse dovremmo chiederci cosa avrebbero dovuto fare i policy maker nei 20 anni precedenti, perché in realtà stiamo pagando lo scotto di, ad esempio, la mancata implementazione di un piano energetico sia nazionale che europeo, contornato, come diceva anche il professore, da una stagione di diversi anni di no a tutto. Quindi al minimo segnale quindi di investimento nella direzione di rendere il nostro sistema energetico più flessibile e indipendente, una serie di no. Ne l'evidenza proprio il caso che citavamo di Piombino. In una situazione così drammatica abbiamo una contrapposizione al rigassificatore di Piombino. Ma tornando a cosa possono fare le aziende, suddividerei, scinderei tra le azioni di breve rispetto a quelle di medio-lungo periodo. Sulle azioni di breve, ahimè, l'unica arma in mano alle aziende, ma mi viene da dire anche alle famiglie, per il contenimento della spesa energetica è quella della riduzione dei consumi. Va detto che invece la partita più importante è quella che si sta giocando sui tavoli europei, e proprio la scorsa settimana c'è stato un consiglio informale a Praga dove i leader europei si sono confrontati in vista del consiglio del 20 e 21 ottobre prossimi, dove verosimilmente saranno adottate delle azioni concrete rispetto ai tentennamenti dell'ultimo periodo. La soluzione sul tavolo che sembrerebbe la più accreditata è proprio quella formalizzata da Italia, Grecia, Belgio e Polonia, ovvero il price cap dinamico, ovvero con un corridoio di oscillazione più o meno 5% e agganciato, per poi per dargli stabilità, agganciato a degli indici benchmark di mercati sicuramente più maturi e liquidi rispetto al TTF. Un altro tavolo, un altro sforzo che sta facendo il governo italiano è quello di essere capofila all'interno di tavoli europei per la riforma invece del mercato dell'energia elettrica, quindi con il famosissimo disaccoppiamento e superando l'anomalia attuale dell'attribuzione del prezzo con il cosiddetto marginal price. Il limite del marginal price qual è? Che tutta l'energia prodotta avviene attribuito lo stesso prezzo dalla tecnologia che man mano entra in produzione da un costo maggiore. Quindi in tutti questi mesi la tecnologia a maggior costo era sicuramente quella del gas, visto gli aumenti, ma dava il prezzo ad esempio anche all'energia prodotta da fonti rinnovabili per le quali i costi di produzione non sono aumentati, quindi alimentando sicuramente delle distorsioni. Infine, tornando invece agli investimenti di medio-lungo periodo, secondo me la strada tracciata dall'Unione Europea nel Green New Deal è la strada giusta, nel senso per un continente che ha una forte dipendenza del proprio fabbisogno da stati esteri, mi sembra la strada giusta per ridurre questa dipendenza. E quindi la raccomandazione che posso fare agli imprenditori è quella di non tralasciare nella formulazione dei propri piani di investimento il tema dell'energia e quindi investire nella direzione delle fonti rinnovabili. Invece consigli per i cittadini, perché ovviamente questo è uno spazio che si allarga a tutta la comunità, in maniera molto pragmatica, che cosa possiamo dire a chi ci sta seguendo? Ma assolutamente è un po' quello che dicevo prima, nel senso che Metamer, la società che rappresento, già un mese e mezzo fa abbiamo scritto a tutti i nostri clienti raccomandando che l'unica arma in nostro possesso, ma parlo anche io come consumatore a casa mia, è quella di stare attenti ai consumi e cercando di sperare che le politiche che metteranno in campo, verosimilmente dal prossimo Consiglio europeo, vada nella direzione di ridurre il costo del gas e di conseguenza anche dell'energia elettrica, ma temo che sia un periodo, abbiamo ancora un periodo di tensione di almeno 1 o 2 anni, almeno. Quindi responsabilità non solo da parte dei cittadini ma anche ovviamente della politica. E quindi così siamo giunti al termine della trasmissione odierna, ovviamente ringraziamo gli ospiti che ci hanno aiutato in questa costruttiva chiacchierata. Saluto in collegamento Angelo Mario Taraborrelli, grazie professore.
Prego, grazie a voi per l'invito. In studio ringraziamo Cristiano D'Ortensio. Grazie a voi. E Nicola Fabrizio. Grazie mille. Per l'aspetto tecnico, i ringraziamenti vanno rispettivamente a Danilo Cinquino e Andrea Di Fabio per la regia e le riprese. Ringrazio voi telespettatori per averci seguito. Appuntamento lunedì prossimo alle 22:30.